Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Me lo avete chiesto in tantissimi e oggi finalmente torneremo a parlare di Super Mario 64 e della chiacchieratissima Wario Apparition, solo che lo faremo a modo mio. Se cercate un video che vi racconti nel migliore dei modi possibili la storia di questo creepypasta con tutti i dettagli affascinanti ed inquietanti, vi lascio in descrizione qualche video fatto da narratori sicuramente più adatti di me. Qui analizzeremo l'Apparition da un punto di vista storico e cercheremo di capire come si sia originato il meme e tutta la curiosità che c'è attorno. Perché per quanto si tratti di una storia di fantasia, la Wario Apparition nasconde degli interessanti presupposti storici che secondo me vale la pena sottolineare. Quindi, prima di addentrarci nei meandri dell'ennesima cospirazione targata Super Mario 64, vi invito come al solito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti. Iniziamo! Di tutte le cospirazioni relative a Super Mario 64, sicuramente la Wario Apparition è quella che negli ultimi mesi è divenuta più popolare. Come vi ho raccontato nel precedente video relativo all'iceberg di Super Mario, questa è una di quelle teorie legata al concetto di personalizzazione di ogni copia del gioco e dell'intelligenza artificiale che renderebbe unica ogni cartuccia, tarando l'esperienza complessiva sui gusti e desideri del giocatore. Essere catturati dal faccione volante di Wario all'interno dei Dire Dire Docks porterebbe quindi alla corruzione dei salvataggi e anche a strani sintomi nel giocatore riconducibili a quelli di un infarto. Ok, se per qualche motivo vi state interrogando sulla veridicità di questa apparizione, forse è giusto che sappiate che le prime tracce documentate sono emerse verso la fine del 2019 su 4chan, il regno incontrastato dei troll di internet. Da qui, complice il rinnovato interesse nei confronti del gioco dopo il leak dei database Nintendo, che ha messo nelle mani degli hacker e dei modder svariati codici sorgente dell'azienda di Kyoto, sono iniziati a spuntare come funghi su YouTube video fanmade riguardanti la fantomatica build del 1995 e in particolare la Wario Apparition. Vedete, dopo tutto, Super Mario 64 è uno dei giochi più conosciuti di tutti i tempi e c'è una grandissima possibilità che gli appassionati di oggi siano cresciuti proprio giocando alla prima avventura in tre dimensioni di Mario. Quindi, per molti il gioco rappresenta un punto di riferimento, quasi una vera ossessione, ed è normale che gli ultimi 24 anni siano stati passati nel tentativo di sviscerarne anche il più piccolo degli aspetti. Tenete presente poi che negli anni 90 la comunicazione avveniva in modo radicalmente differente rispetto ai giorni nostri, e reperire informazioni su un determinato titolo non era così semplice. Le fonti principali erano dichiarazioni confuse che arrivavano dalla Terra del Sol Levante, qualche foto a bassa risoluzione apparsa sulle riviste specializzate, che magari non era neanche rappresentativa della versione finale del gioco. Era quindi facile che tutta questa confusione generasse le teorie più strampalate, che a forza del passaparola tra amici diventavano delle vere e proprie leggende urbane. Ma tutte le leggende hanno un fondo di verità, e lo stesso vale anche per la Wario Apparition. Il faccione fluttuante di Wario non è stato partorito dal nulla, dalla fantasia di un utente anonimo di 4chan, ma trova le sue radici in un video promozionale prodotto da Nintendo stessa. Questo breve filmato fu proiettato durante le 3 del 1996, poco prima della presentazione ufficiale del nuovissimo Nintendo 64. A Wario, doppiato da Charles Martinet, storica voce di Mario, spettava il compito di introdurre il pubblico alle fantastiche meraviglie che sarebbero state svelate da lì a poco. E diciamo solo che, se prese fuori contesto, effettivamente le sue parole potrebbero essere uscite tranquillamente da un racconto dell'orrore. You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy! You want fun? Wario show you fun! Così come per Alice Real, è chiaro che Nintendo aveva intenzione di utilizzare la Nemesi di Mario in qualche modo nel platform di prossima uscita, e questo filmato era stato ricavato al volo da degli asset prodotti durante lo sviluppo del titolo. Se si trattasse di un boss o di una semplice comparsata non c'è dato saperlo, perché come ormai è noto, i piani di Miyamoto e del suo team furono più volte stravolti durante lo sviluppo, e Wario, nonostante la relativa popolarità di cui godeva in quel periodo storico, fu tagliato completamente fuori dalla versione finale di Super Mario 64. Una delle teorie più interessanti vuole che le animazioni facciali utilizzate in questo breve sketch non siano andate completamente cestinate, ma siano state riutilizzate per alcune cutscene di Mario Teaches Typing 2, dove però a prendere il posto di Wario è il classico faccione di Mario.
Insomma, se c'è qualcosa che possiamo imparare dalla Wario Apparition è che i creepypasta andrebbero presi per quello che sono, dei meme con una storia dark intorno. Però allo stesso tempo, non solo sono la testimonianza dell'incredibile valore che Super Mario 64 ha assunto nella vita di tantissimi videogiocatori, ma anche il lascito di un'epoca molto più romantica, dove era facile fantasticare sui nostri videogiochi preferiti. E inoltre che ogni titolo, dal più grande al più insignificante, nasconde dietro di sé una storia che va ben oltre il prodotto finale. Un processo di sviluppo fatto di tentativi e idee scartate che però, in un modo o nell'altro, sono riuscite a lasciare il segno. Quindi, sperando che Wario appaia nuovamente da protagonista, magari in un nuovo episodio della serie Land, io vi aspetto nei commenti per sapere se, nonostante tutto, siete convinti che prima o poi vi ritroverete inseguiti da quel testone fluttuante. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Wario, Michele Apparition, ciao!